Grazie Pietro, è vero, siamo spazzonati in 5 minuti, ma francamente non ho avuto il coraggio di interrompere, diciamo, una relazione così bella, così lontana, e penso che neanche voi l'abbiate poi sentito questi 5 minuti, se non qualche compiacere. Ecco, diciamo, i temi che Pietro, voglio dire, ha introdotto sono dei temi che poi presuppongono anche una riflessione etica sull'uomo, sul cittadino consumatore e sull'umanesimo, sul tipo di umanità che vogliamo costruire. E per questa riflessione, che poi è anche la base, è anche, come dire, il retroterra di fondo su cui coniughiamo una politica nuova del consumatore, chi più di Monsignor Giovanni Balconi, che da anni ci coagula, ci dà il suo supporto, la sua assistenza e la sua anche grande, diciamo, capacità di approfondimento etico e sociale. Quindi vi passo molto volentieri la parola. Il mio compito è quello di riproporre quelle radici esistenziali vitali che stanno in fondo del nostro amore. Stiamo vivendo nell'epoca dei segni. Camus aveva intitolato un suo libro Il diritto e il rovescio. Oggi voi analizzerete il diritto e il rovescio dei problemi riguardante l'Expo, alla produzione, alla povertà, eccetera. Io inizio con un auspicio. Vi auguro di cogliere, attraverso la vostra analisi, una proposta concreta, realistica, simbolica, così da proporre qualcosa di bello, di buono e di nuovo alla nostra gente. Non è questo un modo per coniugare la nostra responsabilità di fronte alla storia? Per decenni si è creduto che la secolarizzazione avrebbe segnato il tramonto o un ridimensionamento della fede. Ci si è accorti invece che una simile ipotesi era sbagliata e assurda. La religione è una componente della civiltà. Essa può proferire delle parole etiche capace di sopperire alla freddezza e alla impersonalità delle scienze. Soltanto nella concezione weberiana, Stato e religione si mantengono separati tra di loro e la religione viene relegata nella sfera privata. In realtà, la religione svolge un ruolo essenziale del vivere insieme e della cultura condivisa. La religione ha molto da dire di fronte alle ingiustizie, alle disuguaglianze, alla corruzione, alla insicurezza sociale. Papa Francesco più volte ha sottolineato la forza rivoluzionaria del Vangelo. Le istituzioni democratiche non funzionano automaticamente per decreto. Sarebbe bello. Ma se e nella misura in cui lo spirito democratico viene condiviso dai cittadini.
che si instaurano tra la mentalità della gente e la modernità. Dove si rispettano le tradizioni locali ben radicate, abbiamo uno sviluppo politico armonico ed equilibrato. E si fa sì che tutti i cittadini, e non solo una sparuta elite, possano godere dei diritti fondamentali e inalienabili delle persone. Vale portare la vostra attenzione soprattutto sulla nuova ecclesiologia, elaborata sotto l'impulso della teologia dell'America Latina, e alla quale si ispira la predicazione di Papa Francesco. Che cos'è la Chiesa? È un popolo storicamente e socialmente strutturato. Il popolo è un modo di esprimere la fede, vale a dire la pietà popolare, quella che in una certa cultura era considerata una sua cultura. La pietà popolare è sintesi tra le culture dei popoli originari e la fede cristiana. La pietà popolare è lo schiudersi della memoria di un popolo. Preferenziale per i poveri, e ciò deve portarci a conoscere e ad apprezzare le loro maniere culturali di vivere il Vangelo, l'evangelizzazione non comporta soltanto il primo annuncio o la cura dei cristiani battezzati privi di catechesi. L'evangelizzazione include costitutivamente la promozione e la liberazione umana. Il preoccuparsi della giustizia nel mondo e l'opzione preferenziale per i poveri fanno parte integrante della proclamazione del Vangelo. È da qui che assume significato quello che si sta portando avanti, quello che voi con la serietà, con pazienza, con intelligenza state enucleando e portando avanti. La religiosità popolare ha continuamente bisogno di essere evangelizzata. Eppur tuttavia essa stessa evangelizzatrice, nel senso che è il popolo stesso che si autoevangelizza in un contesto di pluralismo religioso. Ecco perché si è alla ricerca di un linguaggio adeguato che eviti
la separazione o la giusta posizione tra evangelizzazione e promozione umana. Giovanni Paolo II ha introdotto il termine nuova evangelizzazione. Nuova nel senso che un'evangelizzazione nuova nei metodi, nell'autore, nell'espressione, frutto di un continuo annuncio del Vangelo. Oggi c'è crisi di identità derivante da una crisi di appartenenza. L'azione del credente è frutto di coerenza con la sua identità e con la sua appartenenza alla Chiesa. La dimensione del cristiano è verticale e orizzontale nello stesso tempo. È comunicazione con Dio e comunicazione con tutti. Voi sapete che i movimenti popolari di tutto il mondo dal 2001 si trovano a Porta Alegre nel social forum con lo slogan: un altro mondo è possibile. Ogni uomo è soggetto amato da Dio e protagonista della sua storia, della Redemptor Omnes, la prima enciclica di Giovanni Paolo II, si legge la Chiesa, è animata dalla fede, considera la sollecitudine per l'uomo, per la sua volontà, per il futuro dell'uomo sulla terra, e quindi anche per l'orientamento di tutto lo sviluppo e del progresso come un elemento essenziale della sua missione. Spero che abbiate sottolineato tutti questi termini indissolubilmente congiunto con essa. Il principio di questa sollecitudine esso lo trova in Gesù Cristo stesso, come testimoniano i Vangeli. Ed è per questo che desidera accrescerla continuamente in lui, rileggendo la situazione dell'uomo nel mondo contemporaneo, secondo gli importanti segni del nostro tempo. Papa Francesco denuncia la cultura dello scarto. Ci chiede di vivere la logica evangelica del dono, della fraternità, dell'accoglienza della diversità, dell'amore reciproco, alla luce della parabola del buon samaritano. Si fermò, si prese cura e dice a lui: Padre, e fa anche tu la stessa cosa. Si dice che quando si tutto si fermava, se dall'imbarcatore cadeva l'uomo, la cosa
portante e mentore, la struttura o l'uomo, per chi desideriamo lavorare, vedete che ci vuole un progetto o qualche cosa da comunicare a tutti, qualche cosa che sia un segno, un simbolo, un'attenzione.